Potrei aggiungere una cosa però, che a mio avviso se fossi nella strategia americana lascerei sostanzialmente, preferirei lasciare l'ISIS piuttosto che distruggerlo e vedere una seconda ondata di trasferimento di forze dall'Al-Qaeda e un altro ridislocazione diciamo, delle forze del caos che sono state in qualche modo anche scientemente create dall'Occidente, in base al principio del divieto di interno, perché una delle ragioni del ritiro degli stivali dal terreno è che a un certo punto la guerra lunga degli Stati Uniti, la più lunga guerra che gli Stati Uniti hanno combattuto nella loro storia, è stata sostituita dalla smart strategy, cioè quella più, diciamo, sveglia, che è quella di farli combattere gli uni contro gli altri. E quindi, no, l'equilibrio viene raggiunto in quel modo. Va bene, allora, grazie dell'attenzione per questa densissima carrellata sui problemi strategici attuali. E adesso parleremo con Dario Paoli di come la geopolitica è passata attraverso l'esperienza di questa rivista nata nel 1993, a cui sia io che il generale Gianni abbiamo partecipato fin dall'inizio, che è nata come una costola della rivista Micromedia, che voi conoscete, quindi una rivista di politologia. Diciamo che è stata in qualche modo tradotta dalle visioni dottrinali alla rendicontazione mese per mese o trimestre per trimestre di quelli che erano i trend mondiali. Allora, la parola a Dario Paoli. Buongiorno a tutti, grazie Virgilio. Buoni confronti, brevissima parentesi personale, sono naturalmente soddisfatto perché il generale Gian è stato, insomma, io sono stato il suo allievo qualche anno fa, mi fa particolarmente piacere parlare dopo di lui. Spiegare che cos'è, senza pensare al tema di scientificità, si intende, la geopolitica applicata, perché di questo si tratta, cioè secondo me il campo da alcuni fraintendimenti che riguardano la disciplina. Innanzitutto oggi va di moda, perché senza dubbio è un dato positivo per chi se ne occupa, ma allo stesso tempo è un dato che crea confusione. Oggigiorno chiunque si interessa alle relazioni internazionali o si occupi di esteri anche per via tangente, si occupa, è un sedicente cultore della geopolitica. In realtà la geopolitica è una disciplina molto particolare, anche molto giovane, che con gli esteri c'entra soltanto in parte. Ed è italiana nella sua capacità. Perché? Perché la geopolitica è una disciplina al servizio esclusivo degli interessi nazionali, in qualsiasi nazione questa si sviluppi, le teorie geopolitiche possono essere adottate da stati diversi, ma loro studiare in giro per il mondo, ma si sviluppano all'esclusivo servizio dell'interesse nazionale. Dunque sì, come l'Italia, dove spesso e volentieri l'ambizione, anche gli studenti, per cooperare piuttosto che lavorare nelle organizzazioni internazionali, ecco, la geopolitica è una materia abbastanza oscura da questo punto di vista. A livello politico viene chiesto che cosa fare dalle autorità nazionali, piuttosto che come regolare i conflitti all'interno del mondo o come rendere meno caotica la realtà internazionale. La realtà internazionale deve essere resa meno caotica se l'assenza di cause funziona nell'interesse nazionale dello Stato in cui la geopolitica va ad intervenire. Quindi, già questa è una distinzione necessaria e assoluta per comprendere che cosa fa la geopolitica. Altra caratteristica fondamentale della geopolitica è l'assenza totale di ideologie politiche. Non è possibile, ovviamente siamo esseri umani, ma l'obiettivo a cui bisognerebbe mirare proprio questo, che cosa vuol dire la geopolitica, è riconoscere una continuità assoluta fra le varie creazioni statali. Perché? Perché la geopolitica è lo studio, detto proprio il suo nome, nella sua massima semplicità,
dell'impatto che ha la geografia sulle relazioni internazionali, quindi in particolare sullo Stato nazionale, che è la geopolitica è legata necessariamente, come dicevamo, all'interesse nazionale, quindi allo Stato nazionale. Come la geografia, ma anche la geografia, la cultura di una nazione ne determina le scelte in campo internazionale, indipendentemente da quelli che sono i leader che guidano la nazione. Anche questo è un punto fondamentale. La geopolitica, nella sua massima espressione, non si interessa ai leader. Il fattore umano del leader, che è comunque importante, ha comunque un'incidenza, spesso fa danni, ma è secondario nello studio della geopolitica, che tende inevitabilmente al determinismo, e questo è un suo difetto, ma che studia gli stati indipendentemente dal loro leader e dalle casacche che lideranno. Per intenderci, in geopolitica c'è alcuna assoluta continuità tra la Germania nazista e la Germania attuale, a noi può sembrare assurdo, incredibile quasi, ma le caratteristiche geografiche, demografiche, sebbene modificate, economiche del paese, spesso si mantengono totali. Anche la psicologia della nazione, influenzata dagli eventi di guerra, rappresenta una continuità. La fragilità assoluta, studiato nel caso della Germania, la fragilità assoluta della Germania, che è una fragilità anzitutto geografica, cioè quella di essere posta al centro del continente senza difese geografiche né all'Occidente né all'Oriente, quello che i tedeschi chiamano il Mittelage, cioè loro essere al centro, rappresenta la prima causa di vulnerabilità psicologica. Perché l'unica difesa che hanno l'hanno a metri di noi sono le altre, ma non hanno mai tenuto l'Italia, e questo è un grande vantaggio. Questa continuità, che in geopolitica rappresenta un'enorme differenza da tutte le altre discipline, non è compresa da chi si occupa di essere, invece tende a riconoscere grandi discontinuità tra paesi che ai nostri occhi hanno caratteristiche identiche e che poi non aiutano, se non comprendiamo questo, a capire che cosa succede oggi. Ci si aspettava, abbiamo discusso, l'ho fatto già leggere, molto di Obama, qualcuno si aspettava una politica estera molto diversa. Di qua addirittura era stato dato preventivamente un piano Nobel per la pace, nella speranza di fatto che non fosse americano, poi hanno scoperto che è americano, che quindi anche qua la richiesta degli Stati Uniti prescinde dal suo leader, che può intervenire in una certa maniera, ma non può modificare totalmente l'approccio americano alle relazioni internazionali, perché esistono caratteristiche, ripeto, geografiche innanzitutto, ma economiche, di approccio alle relazioni internazionali, che sono influenze da una nazione, così la Russia. Anche qui l'aspetto geografico è determinato, dal punto di vista orografico la Russia non è difendibile sul fronte occidentale, ma davanti a sé una pianura che da sempre non è difendibile, perché ovviamente la Russia è stata soggetta di numerose invasioni. Questo comporta una necessità storica da parte della Russia di allontanare la linea di difesa dall'altra della nazione, cioè dalla sua capitale e dai centri di potere. Allontanarla vuol dire inglobare, non necessariamente in maniera formale, ma comunque estendere la propria influenza più possibile verso l'Europa, perché anche il concetto strategico di Ucraina per la Russia, indipendentemente dal tipo del paese, che possa essere un regime comunista, piuttosto che possa essere un regime nazionalista, tradizionalista cristiano, come quello attuale, quindi del suo cristianesimo totalmente in punto tendenza, apparentemente con il comunismo. Ecco, quindi abbiamo già isolato due caratteristiche fondamentali del comprendere la geopolitica, che sono una disciplina al servizio esclusivo dell'interesse nazionale nel quale si muove, a caso per molti anni la geopolitica è stata bandita, come sapete, in molti paesi, proprio perché considerata collusa con un regime, con un governo precedente, anche se non era per niente vero, in alcuni casi, in altri non era totalmente vero, ad esempio in Germania. Dall'altro lato, delle caratteristiche di continuità assoluta tra le nazioni, indipendentemente dalla casacca, o dal regime, o dall'appartenenza politica di istituire. Anche l'Italia, non faccio solo dal punto di vista, è ovviamente diversa a livello fascista, a livello scelto di relazioni internazionali, ma la propria taglia geopolitica è tutto sommato la stessa, forse anche leggermente, sembra un po' sbilanciando, cioè è diminuita, e le caratteristiche, le nostre necessità restano le stesse. Alcuni dati. Arriveremo a studiare quella che è la filiera amministrativa, perché un altro dato caratteristico della geopolitica, almeno della geopolitica applicata di cui mi occupo io tendo a studiare molto di più la filiera amministrativa di una nazione che non è leader, che a mio avviso è del tutto secondario, mentre conta molto di più quelli che sono i processi, le meccaniche interne all'amministrazione dello Stato, che la rappresentano ancora una volta la geopolitica. Io mi occupo principalmente degli Stati Uniti, mi sono formato negli Stati Uniti. La meccanica intrinseca ad un paese come gli Stati Uniti prescinde totalmente dal presidente degli Stati Uniti, che si presenta a livello di propaganda come leader del mondo libero, ma che all'interno della sua nazione non è una figura di rimetto.
anzitutto per ragioni costituzionali, come dice Sam Balances, che significa non rendere lo Stato una Repubblica presidenziale, non lo sono mai stato. Ciò che l'ha resa leggermente semi-presidenziale è lo Stato perenne, semi-perenne di guerra che attraversa il Paese, che quindi ha necessità di una semplificazione del processo decisionale, almeno a livello di immagine. Ma lo studio delle dinamiche interne ci racconta un'altra cosa. Che cosa significa? Facciamo un esempio riguardante la filiera amministrativa della nazione in senso geopolitico e la continuità a cui accennavo in precedenza. I dati dell'archivio del Ministero degli Esteri tedesco, studiati da diversi storici negli anni 70-80, hanno dimostrato che all'interno del Ministero degli Esteri tedesco c'erano più nazisti negli anni 50 e 60 che negli anni 30. Cioè c'erano persone che erano state vicine al nazismo, maggiormente negli anni 50 e negli anni 60 che non negli anni 30. Stessa cosa è successa anche in Italia. Non è che con l'avvento della nuova Repubblica chi amministrava letteralmente lo Stato è stato mandato a casa. L'amministrare dello Stato è qualcosa di molto delicato, che non può essere affidato a un parvenu totale e che prescinde dall'ideologia. Uno degli errori a cui si è fatto riferimento, quanto prima, un arcinoto, commesso dagli americani in Iraq, è stato quello di dismettere la classe dirigente della Chiesa. A me è capitato di avere un lungo colloquio con un potenziale americano in Iraq, Paul Bremer, che è stato lui a prendere questa decisione nel 2003, cioè di mandare letteralmente alla fame coloro sunniti, baathisti, socialisti, spesso arabi che avevano gestito lo stato di Saddam per diversi decenni, e lui è ancora convinto nella bontà della scelta. Oggi, secondo le stime della CIA, su circa 25 luogotenenti considerati cruciali del sedicente califfo, almeno la metà sono baathisti che lavoravano con Saddam, quindi quelle persone di formazione socialista spesso veramente religiosa, che però sono e restano in larga parte gli unici tra le tribù sunnite in grado di amministrare lo Stato, che sia lo Stato islamico piuttosto che uno Stato maggiormente contiguo come era ovviamente lo Stato di Saddam. Quindi capire questa continuità che è uno Stato e la sua filiera amministrativa, oltre a prescindere, consentirci da prescindere da alcuni errori, ci fa capire come si è amministrato lo Stato e che tipo di punti.